Presentazione di Terran Petway che torna a Pistoia dopo 3 anni, ricordandoci la gara del novembre 2016 quando l'americano mise a segno ben 43 punti contro Trento, proprio la squadra che Pistoia andrà ad affrontare nella prima di campionato. La presentazione è avvenuta presso la Neri Sottoli, azienda importantissima del territorio pistoiese che rinnova la sua sponsorizzazione con il Pistoia Basket e il nome che verrà messo anche sulla maglia da questa stagione. Novembre 2016, gara contro Trento, è stato il primo trampolino di lancio per Terran Petway che ritorna in Italia e ritrova nuovamente Trento. Sì, per il momento mi sto preparando alla partita al meglio che posso, non devo neanche pensare troppo alla partita di 2 anni fa in cui ho segnato 43 punti, perché quella poi alla fine rimane una partita a parte. Dobbiamo cercare di essere concentrati come squadra per dare il massimo e cominciare il campionato nel migliore dei modi. Pistoia viene da un'annata molto difficile, quest'anno che gruppo hai trovato e quali pensi possano essere i punti di forza di questa formazione? Sì, devo dire che la squadra mi piace, ci troviamo bene, ci alleniamo bene, lavoriamo bene insieme. Credo che la cosa su cui la squadra debba lavorare di più, possiamo veramente migliorare, sia la difesa, perché se riusciamo veramente a organizzarci bene in difesa, quei cambi, quei blocchi, con la difesa di squadra, secondo me possiamo veramente poi lavorare bene. Sicuramente stiamo lavorando tanto in palestra per raggiungere dei buoni risultati. Un ritorno per certi versi amaro con la scomparsa di Roberto Maltinti, un tuo ricordo del vecchio presidente? Il ricordo che ho di Roberto Maltinti sono tutti positivi, perché da quello che mi ricordo, da quanto lo incontravo, ogni volta che lo incontravo lui aveva sempre il sorriso sulle labbra, aveva sempre una buona parola per tutti, cercava sempre di trasmetterci positività, era sempre una persona che davvero genuinamente era bello incontrare, perché ti trasmetteva questo ottimismo, questo sorriso che aveva lui, che era veramente contagioso. Quindi sicuramente ci mancherà, mancherà tanto a tutti, e si è visto anche al funerale che c'è stato quante persone c'erano e quindi quante persone veramente lui ha toccato e quante vite veramente lui ha migliorato col suo sorriso. Siamo orgogliosi di avere sulla maglia Neri Sottoli e la famiglia Baronti, perché sono delle persone che con noi hanno lavorato bene negli ultimi anni, da quando sono nostro sponsor. È un'azienda che è cresciuta molto, ci inorgoglisce, e poi una cosa fondamentale è che la famiglia Baronti è una famiglia di sport. Giuliano è un uomo di sport e questo ha facilitato anche i nostri rapporti.